abbiamo detto più o meno tutto, avete sentito molte argomentazioni. Ora, la questione fondamentale è che tutti votano sì perché cambierà qualcosa. Cambierà anche in peggio, mi hanno detto, basta che cambi. Allora dovremmo domandarci se chi c'è dietro questa roba, questo cambiamento, è nuovo e può garantire veramente un cambiamento e soprattutto in cosa consiste questo cambiamento, perché magari non è un cambiamento che vogliamo veramente, magari queste persone a cui stiamo dando, come avete sentito, un grande potere di decisione, probabilmente sta facendo, ma c'è la torta, è così, quando c'è la torta c'è qualcosa da spartire, gli italiani corrono, vero? Dicevo, e vediamo soprattutto se quelli a cui stiamo dando tutto questo potere ci stanno portando in una direzione che ci interessa, che è nel nostro interesse oppure no. Il metodo, prima si parlava di metodo, allora il problema è che noi stiamo, che dietro a questa riforma ci sono personaggi che in primis Napolitano conosciamo benissimo da 60 anni. Napolitano ha avuto l'ardire di dichiarare che basta un sì per ridare dignità al Parlamento. Ma tu dove eri, Napolitano? In questi 60 anni, due volte Presidente della Repubblica, in un Parlamento che non era degno? Cioè sei stato tutti questi anni a legiferare male, con un Parlamento indegno, con dei parlamentari indegni, allora facevate schifo, e allora è inutile che vi stiamo a dare tutto questo potere, è inutile che vi stiamo a votare sì per permettere a voi di continuare a fare queste cose penose, perché evidentemente che ci troviamo in una situazione penosa. Questa storia inizia nel 2011, non è che inizia l'altro ieri, inizia con Napolitano che sulla pressione della BCE e dello spread, che adesso cominciamo a risentire, altra cosa strana dovrebbe farci riflettere, di colpo destituisce un premier che nel bene o nel male era stato eletto e ci mette un senatore a vita che fa lui, ex consulente di Goldman Sachs, che comincia a fare in pochissimo tempo, 16 giorni, la legge Fornero, alla faccia del bicameralismo perfetto che è lento, una serie di modifiche drammatiche i cui effetti conosciamo ancora. Dopo quello succede che nel 2013 ci sono le politiche e lì c'è il fenomeno, lo scoppio del Movimento 5 Stelle. Ecco un punto centrale, un punto che gli fa dire ma basta con questa eleggibilità, perché quello che ci dovremmo domandare tutti è perché ci tolgono l'eleggibilità. Io l'ho chiesto a quelli del sì, più o meno come prima Giorgio faceva con voi, no? Con le domande. Perché togliete l'eleggibilità? Non sanno rispondere. La cosa a cui rispondono è la togliamo, non è vero che la togliamo, ci sarà poi la possibilità di eleggerli perché abbiamo aggiunto che saranno eletti in conformità con le scelte del popolo. È una balla, l'hanno aggiunto, cioè una balla nel senso che già dipende da una cosa che si dovrà fare, perché le leggi regionali dovranno poi fare una legge elettorale apposita in cui magari si daranno due schede, ma al primo turno di sicuro questo non ci sarà, perché ci sono le norme transitorie che già danno un listino bloccato di consiglieri e sindaci, per cui i consiglieri li eleggeranno. Quindi di fatto la prima domanda è perché? Perché nel 2013 il Movimento 5 Stelle prende il 25% e allora basta dare al popolo la possibilità di scegliere, perché casomai che domani veramente vincesse qualcun altro, no? Magari non il Movimento, magari un'altra forza politica, però sarebbe sempre eletta dal popolo. Queste sono le prime domande. Poi ci sono altre questioni, per esempio il fatto che questa gente che da anni è lì dietro, da anni, come sentivate, continua a piegare il Parlamento già in maniera autoritaria, l'Italicum. Il signor Mattarella ha firmato l'Italicum dopo che è stata posta la fiducia sopra. La fiducia non si mette in una legge elettorale, c'è un articolo nella Costituzione 72, che è quarto comma, che dice che alcune leggi devono seguire un certo percorso. Queste leggi non l'hanno seguito questo percorso, è una cosa incostituzionale. Quando ero capogruppo, l'ho detto a Grasso, hanno incardinato l'Italicum in aula, hanno iniziato il processo legislativo, ma solo perché Renzi doveva sventolare la bandierina, no? E io mi alzo e dico, scusi Grasso, ma seconda carica dello Stato, ma non si può fare, c'è scritto sulla Costituzione. E Grasso mi risponde, no, si può fare, con Zanda a fianco il capogruppo del PD che va richiesto questa cosa che annuiva vivamente. Così. Allora uno lì cosa fa? Chiama i carabinieri? Non può, li denuncia, la magistratura non può,
si appella alla prima carica dello Stato. Chi era la prima carica dello Stato allora? Napolitano. Quindi sei fregato. L'unica roba è dirlo ai giornalisti, che purtroppo sono in mano a Renzi, perché in questa Italia tutto sta andando in mano a una sola persona. La RAI, l'informazione, è in mano a una sola persona. Il servizio pubblico se l'è preso Renzi con una legge sulla governance RAI, in cui lui nomina tutti, dal direttore generale che poi nomina tutti gli altri a cascata. Quindi questa è una cosa inaudita, non succede neanche nelle dittature. Però stranamente è stata fatta nel silenzio totale dei media. Perché? Perché almeno quando c'era Berlusconi qualcuno che gli faceva da contraltare c'era, almeno in un gioco di ruolo, se volete, anche se poi non è così, però c'era. Oggi c'è un silenzio assoluto. Forse l'avesse fatto Berlusconi ci sarebbero le piazze piene, come c'erano le piazze piene quando Berlusconi stava votando la sua riforma della Costituzione. E abbiamo letto in aula gli interventi che fecero Mattarella e Napolitano a quella riforma, che era molto simile a questa, anche se faceva meno danni, perché perlomeno l'eleggibilità c'era ancora, per esempio. E gli abbiamo letto gli stessi discorsi, sembravano dei discorsi di Grillini, invece finivano con scritto firmato onorevole Sergio Mattarella, firmato onorevole Giorgio Napolitano. Questo era. Hanno fatto un percorso di riforma, di discussione della riforma, inaudito. Mattarella è sempre quello che è andato a votare alle 8:30 di sera il referendum sulle trivelle, perché non doveva smentire Renzi nel suo invito a non andare a votare agli italiani il referendum sulle trivelle. Un'altra schifezza che arriva da un altro decreto, lo sblocca Italia, quello delle trivelle, che adesso non ce ne sarà più bisogno, perché in questa nuova modifica della Carta Costituzionale ci sono delle clausole di supremazia governativa, per cui il governo, in barba a qualsiasi decisione dei cittadini, vi impone una grande opera strategica nel supremo interesse nazionale, come dicono loro. Quindi non ci sarà più modo ai cittadini di opporsi a quasi niente di questi signori qua. Ora, magari Renzi piace anche a qualcuno, lo vorrà votare, ma se domani viene qualcun altro, l'ho detto io questo ai pittini, mi hanno guardato un po' presi male, se domani arriva un Grillo, arriva un Salvini, arriva un altro Berlusconi bis, no, sta con Renzi di sicuro, però arriva qualcun altro, magari non vi fa piacere. Hanno spostato d'imperio dalle commissioni che votavano sulla riforma dei loro parlamentari, ci hanno preso Mineo, che era nella commissione affari costituzionali dove si votava la riforma, visto che non voleva votare quello che voleva il PD, l'hanno preso e l'hanno spostato, l'hanno messo in un'altra. Mario Mauro uguale, preso e spostato, i democratici, no? La maggioranza, hanno votato questa riforma da soli, con le opposizioni fuori dall'aula, un'altra cosa inaudita, non hanno accettato una sola proposta delle opposizioni. Ma si fa una carta costituzionale così? Ma non si fa, in nessun paese normale si fa. Andiamo a vedere bene appunto la questione finanziaria, perché poi ci domandiamo, ma questa gente, Renzi, se fosse credibile ci sarebbe Letta, perché lui aveva detto Letta stai sereno e dopo poco ti ha preso il posto, quindi già è una persona ennesima che hanno messo lì. Perché li cambiano così? Ce lo siamo sempre domandati, io mi sono sempre domandato perché è cascato Letta. Boh, stavo facendo qualcosa che non andava bene. No, è un problema di consenso. È il consenso che devi avere per imporre delle leggi schifose che devastano il consenso di un politico. La legge Fornero, a parte le lacrime di coccodrillo della suddetta, era una legge che distruggeva il consenso. Infatti l'hanno dovuta fare con un governo tecnico, cosa che potrebbe succedere anche oggi. Ma il pareggio di bilancio che hanno messo sempre Monti, l'hanno già cambiata la Costituzione, non abbiamo fatto il referendum perché avevano al massimo della maggioranza 2/3 alla seconda votazione, boom boom, è passata nel silenzio assoluto il pareggio di bilancio, cioè il fatto che per fare, che prima bisogna pensare ad avere i conti in ordine, poi si può pagare i servizi ai cittadini, quindi prima paga i soldi alle banche e poi dopo dai i soldi ai servizi ai cittadini, ce l'hanno ficcato in Costituzione. Sapete, ve lo ricordate, molti italiani non se lo ricordano, ma neanche hanno capito che cos'era. Allora questa legge, quando uno apre i giornali una mattina e si legge Fitch, agenzia di rating, che ti dice i crediti deteriorati nelle banche sono colpa del bicameralismo perfetto, allora ti viene un sospetto, dici no, scusa un attimo. Quando Taddei, un esperto responsabile di finanza, economia del PD, dice che purtroppo gli italiani si devono abituare a certe carenze di diritti, a certe riforme che fanno perdere consenso a
al premier, alla politica, ma che vanno fatte, per esempio che il posto di lavoro non è garantito, per esempio che anche gli stipendi non sono magari tutti allineati come si deve, sono cose che vanno fatte. Stanno parlando di qualcosa che qualcuno gli ha detto di fare. C'è un famoso documento di JP Morgan che dice: attenzione, le costituzioni sono intrise di diritti dei lavoratori, elementi socialisti, di parità, di diritto di parola, di protesta, non vanno bene, bisogna cambiare perché minano la stabilità, quello che diceva anche prima Laura Castelli. Queste cose sono dei segnali non da poco. Quando arriva Goldman Sachs e ci dice: signori, MBS la salviamo se passa la riforma, e ci dovrebbe far pensare. Quando Moody's, agenzia di rating, ci dice: signori, votate sì, vi aumentiamo il rating del vostro paese, e qualche cosina dovrebbe farci scattare nel cervellino. Ma chi è sta gente? Noi non la vogliamo, perché io non ho sentito un italiano che mi dicesse: in questi 3 anni io voglio la riforma della Costituzione, se non per quei vigliacchi, quei venduti che passano da un partito all'altro. Ecco, su quello l'articolo 67, il vincolo di mandato, tutti gli italiani vorrebbero fermarlo, il trasformismo come lo chiamavano, no? Il vendutismo, cioè uno passa, la nostra è la legislatura con più cambi di casacca della storia della Repubblica Italiana, 200 e passa, no? Allora, evidentemente c'è un problema che c'è qualcuno che vuole imporre ai governanti determinate linee politiche, e sono ovviamente le decisioni che stanno in capo ai mercati, come li chiamano i mercati, che poi chi saranno mai, sono grosse banche finanziarie che hanno imposto le privatizzazioni, hanno imposto l'abbattimento dei diritti dei lavoratori. Jobs Act è una cosa europea, l'hanno messo anche in Francia, e anche in Francia hanno dovuto violare le regole democratiche parlamentari, gliel'hanno infilata attraverso un escamotage costituzionale senza farlo votare. Perché? Perché la gente non le vuole queste cose, e loro stanno forzando la mano perché si devono fottere tutto quello che abbiamo. E siccome hanno cominciato con un sacco di queste, rubandoci un sacco di cose, per esempio infrastrutture come la rete elettrica, come le reti, le grosse reti di distribuzione, ma non basta, le banche, Banca Italia in mano oramai controllata da banche private, poi vi faccio altri esempi, ma non basta, perché purtroppo c'è una resistenza che è appunto la resistenza del popolo, che magari certe cose non le vuole e non ti vota più. E allora ecco che dopo Letta c'era bisogno di qualcuno che avesse il consenso necessario per imporre e portare avanti questa riforma, e Renzi si è presentato come il loro uomo della provvidenza, ok? Quello che avrebbe portato avanti le riforme per la prima volta, riforme che, ribadisco, nessun italiano mi ha mai fatto notare che gli servissero. Gli italiani mi facevano notare che gli mancano il lavoro, che gli manca la casa, che gli manca la pensione, che gli mancano i servizi, scuole, asili, sanità, questo mi dicono gli italiani. Allora, quando sentiamo che tutto si sbloccherà, andrà più veloce, è evidente che un Formigoni, che adesso siede seduto a fianco a me in Senato e che era governatore della regione Lombardia, cioè non è la stessa gente. Quando mi dicono le regioni non vanno bene, adesso la sanità torna in capo al governo, allo Stato centrale, perché hanno rubato, e me lo dicono dei consiglieri regionali del PD o di qualche altra forza politica, mi viene da ridere, perché loro, come dicevano prima i miei colleghi, a De Luca gli hanno appena dato la possibilità di fare il commissario di se stessi in regione Campania proprio sulla sanità. Quindi è evidente che sono le stesse persone. Allora, perché io dovrei, quando si presentavano alle regionali queste persone, ma vi dicevano no perché dobbiamo riportare la sanità in capo allo Stato perché noi rubiamo? No, perché se no non li votavate, no? Non li votavamo, evidente. Quindi qualcuno ci sta raccontando una menzogna, perché siete sempre gli stessi. Allora sblocca cosa? Svolta cosa? Che siete sempre voi. Andiamo a vedere oggi cosa succede. Oggi c'è, a parte il decreto Madia, che è una cosa grave, quello che ricordo, quello che diceva Laura, è molto importante. Gran parte degli accentramenti, oltre ad essere combinato con l'Italicum, che è una legge costituzionale che dà a uno che al 12% che passa per strada il 55% dei seggi in Senato e in Parlamento, che alla Camera, che non è poco, c'è il decreto Madia della pubblica amministrazione, che già portava in capo alla Presidenza del Consiglio un sacco di poteri. E la Corte Costituzionale gli ha proprio detto: no, tu non devi arrogarti questi poteri, li devi condividere, devi avere l'approvazione delle regioni, soprattutto per quelli che riguardano le regioni. Ma c'è un'altra notizia che io oggi ho notato, che è molto interessante. Per le sofferenze di Serra,
c'è Elena Sarco, 50 milioni. Leggiamo bene. Prima del voto, la seconda cassa previdenziale italiana, dopo l'INPS, destina una quota a un fondo che si occupa di crediti deteriorati. Ma guarda un po'. Allora, Davide Serra è gestito da Algebris, la società del finanziere renziano Davide Serra. Quindi, ricapitoliamo bene, questi signori, cassa previdenziale, che una volta era pubblica, adesso è privata, investe fondi di previdenza in un fondo che va a gestire crediti deteriorati. Cioè si giocano le nostre pensioni nella speculazione finanziaria dei crediti deteriorati, sono le schifezze che le banche che stanno cercando di ripulire buttano fuori per cercare di svendere e tirare su capitale. Quindi ci stanno rubando le pensioni. Il 90% dei crediti, degli investimenti nei crediti deteriorati e simili arrivano per lo più da fondi pensionistici. Quindi cosa stanno facendo? L'APE, anche l'APE, no? Questa proposta geniale di Renzi, Svolta Italia, vota sì, basta un sì e andremo avanti, per cui tu ti mancano 3 anni, arrivare alla pensione, vai in banca, chiedi un mutuo e ti danno la pensione e si tengono una parte di soldi fino a mo', cioè le 2 marchette che hai sudato e cacciato anno per anno se le gestisce una banca, perché gli hanno aumentato di 3 anni con la legge Fornero o 4 e no? E c'è qualcosa che non va, anche lì dovrebbero farci saltare degli allarmini. Compro una macchina, compro un prodotto finanziario, la macchina la butto via, cioè questa gente sta andando in una direzione, il problema è che non riescono a fottersi tutto. Per esempio c'è stata una bella un bello scoop di un giornalista, cioè a me è piaciuto molto perché è molto significativo, della Gabbia, che ha un incontro, una serata con politici, amministratori, investitori finanziari, intercetta Lorenzo Codogno. Lorenzo Codogno è il direttore della direzione analisi economica finanziaria del Tesoro, cioè quello che gli dice: senti, io voglio fare soldi, voglio vendere Finmeccanica, mi conti quanto ci faccio su? Ecco, no? Se fai il politico, il governatore, scusate, il presidente del consiglio, vai da lui e gli chiedi quanto guadagno se vendo questo, e lui te lo dice. E lui infatti dice che con Finmeccanica Eni sì, privatizziamo, ma non è che guadagniamo molto, guadagniamo un pochino. La vera ciccia, i veri soldoni, dove stanno? Nelle reti, nelle grosse reti di distribuzione di servizi, acqua, luce, gas. Quella è la cosa appetitosa, ma quella non è dello Stato, non è del governo, quella roba lì è delle regioni e delle istituzioni locali. Come fare ad appropriarsene? Ecco la nostra bella riforma, basta un sì. Nella basta un sì, oltre alle clausole di supremazia che vi dicevo prima, governative rispetto al Parlamento e a autonomie locali e istituzioni locali, c'è la possibilità di commissariare per dissesto finanziario le regioni. E allora ecco che io mi prendo la sanità. Facciamo un esempietto facile. Mi prendo la sanità in capo perché le regioni rubavano, quindi me la prendo io Stato, che sono lo stesso, poi alla fine Renzi che sta con De Luca, che sta con questi, eccetera, eccetera. Ti do i LEA o dei livelli di erogazione di servizi assistenziali minimi, no? Che già ci sono, non c'è bisogno. Ti faccio un frame in cui tu devi stare dentro per erogare i servizi sanitari, cioè ti dico tu regione devi dare questo, questo e questo e questo e questo, magari li metto anche belli alti, poi ti do pochi soldi per realizzarli e poi ti vengo a dire: oh, ma tu non stai adempiendo i tuoi obblighi, tu per stare dentro quei paletti devi fare dei salti mortali, fare tagli, vai in dissesto, io che faccio? Ti commissario, e come faccio per risistemare tutto? Ti vendo tutto. Questo è, perché i signori non sono scemi, o forse loro sì, ma chi gli ha dettato queste cose non è scemo, sa dove vuole andare a arrivare a prendere le cose. Quindi è quello che vogliono fare, prendersi tutto, e questo è uno strumento perfetto ed è anche una propaganda perfetta.
perfetta, perché io ti dico, taglierò i politici. Quando accendo la TV vedo anche quel furbetto di Mentana, perché diciamolo, guardiamo la TG La 7 che è tanto equilibrato, quel furbetto di Mentana ha accettato di mandare in onda uno come De Mita contro Renzi, e quando tu li vedi ti viene naturale votare sì per Renzi, perché io De Mita non voglio più vedere, a parte di altro del bastonate De Mita che veramente mi ha fatto impressione. Ma sono un'altra razza di politici, guardate, io mi sono trovato vicino a Cirino Pomicino, non avrei mai creduto in vita mia, sono rimasto basito, Cirino Pomicino veramente sembrava nel muso inciso, non lo so, e invece c'era, ed era di un livello, di uno spessore decisamente più alto di queste quattro figurine pagliaccetti che vediamo, come gli Andrea Romani, le Picerno, le Morani, questi qua, queste figurine del PD, no? Quelle lì erano, ma un livello mio, cioè avevo un pelo così, cioè non come ci non lo riconosce, argomentava bene, ottima retorica. Quindi quando fai queste cose lo fai perché i Santoro che tornano in Rai adesso votano sì. Ma come, ma veramente, sì, veramente, avremmo dovuto accorgerne quando faceva pulire la poltrona Berlusconi, eh? Avremmo dovuto accorgercene allora, Gad Lerner che torna in Rai, adesso dice sì e tornerà anche lui, i cineasti, i grandi cineasti, Tognazzi, il Sorrentino, che gli hanno ficcato i 400 milioni di tax credit e adesso dicono tutti che votano sì, Benigni che chissà quando gli hanno alzato il cachet, vota sì. Ma fanno schifo queste persone qua, perché erano da un'altra parte 10 anni fa e ci hanno intortato per anni dicendoci che l'Italia cambiava. Sono anni che ci raccontano queste stronzate, sono da quando nel 2008 c'è stato il problema di Goldman Sachs, JP Morgan, la principale responsabile, indicata dagli Stati Uniti come principale responsabile di quell'enorme buco mondiale. Quella gente lì adesso ci sta venendo a dire che dobbiamo cambiare la Costituzione. Quando nel 97 ho iniziato a lavorare c'era la crisi, nel 90 già iniziato a lavorare, non c'era già la crisi, nel 96-97 c'è un'altra crisi, nel 2000-2001 c'è il cambio dell'euro, un'altra crisi, nel 2004 c'è stata un'altra crisi, nel 2008-2009 c'è stata la crisi dei subprime, da lì non ci siamo più rialzati, ogni anno arrivava qualcuno e ci diceva vediamo il fondo del tunnel, vediamo la luce, stiamo per l'Italia riparte, ma è ripartito un cazzo? Io no, non ho visto niente che ripartisse, ho visto solo una generazione che a 1000 euro al mese scende a 500, questo ho visto io. Stessa gente che adesso ci viene a dire votate, basta un sì, votate, l'Italia cambia. L'Italia continuerà a affondare con questa gente. La verità è che, come diceva Laura, non è la nave che importa, è chi guida la nave che importa. E questa gente, le navi, è pagata per affondarle. Quindi votiamo no, grazie. Grazie Alberto Vola. Siamo al termine dell'intervento dei parlamentari, ancora due cosettine veloci. La prima che mi viene un attimino così da dire, a nome un po' di tutti i meetup, tutti i gruppi che sono venuti quest'oggi da tutte le parti del circondario, spesso e volentieri.